Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Finalmente sono riuscito a trovare il sushi congelato. Non che morissi dalla voglia di provarlo, sia chiaro, però volevo completare un po' la serie del sushi del supermercato. E quindi niente, andiamolo ad acquistare e ci vediamo dopo con l'assaggio. Eccolo qui, c'è scritto di farlo scongelare a temperatura ambiente per 2-3 ore, ci vediamo tra poco. Ragazzi, finalmente ci siamo, dopo 2 ore si è scongelato, o almeno spero. Per prima cosa volevo rassicurarvi, perché se state vedendo questo video vuol dire che sono ancora vivo. Eccomi qui. E niente, direi di andare a leggere subito la scatola. Allora, la marca è Seabreezy. Non so, si pronuncerà così. 11 specialità assortite, solo da scongelare, sicurezza e qualità garantite. Salse e bastoncini inclusi. Eh beh, niente male. Ricetta originale giapponese addirittura. Pronto anche in microonde in 1 minuto e mezzo. Però onestamente già non sarà chissà quale qualità andarlo a mettere ancora in microonde, direi proprio di no. Poi leggiamo dietro, vediamo cosa ci dice. Sushi, assortimento di nigiri, maki, California rolls, inclusi nella confezione la salsa di soia, la pasta di rafano, lo zenzero marinato e i bastoncini. In un pratico vassoio che vi permetterà di gustarlo dove volete perché è già pronto. Oh wow. Una volta scongelato infatti il sushi Seabreezy non ha bisogno di preparazioni o cotture. Come si prepara? Rimuovere l'astuccio. Il modo migliore è scongelarlo a temperatura ambiente e tenere per 2-3 ore. Fuori dal freezer a temperatura ambiente 21-23 gradi. Una volta scongelato, rimuovere la busta sigillata e la pellicola a contatto con il prodotto prima di servire. Per una preparazione veloce al microonde non ci interessa perché ormai il prodotto è scongelato, la pellicola a contatto con il prodotto va rimossa solo al momento del consumo. Molto bene, allora vediamo proprio nello specifico da cosa è composto: un nigiri con mazzancolla tropicale, un nigiri con salmone, un nigiri con calamaro Indo-Pacifico, un maki con mazzancolla tropicale, 2 maki con salmone, un maki con calamaro Indo-Pacifico e carota, 2 California roll con mazzancolla tropicale, panata fritta e sesamo, 2 California roll con salmone, cetriolo e sesamo. Surgelato meno 60 gradi all'origine, la surgelazione istantanea mantiene intatti il sapore e la freschezza, garantisce la sicurezza. Quindi sono in una botte di ferro, o almeno spero, direi di andare all'apertura, vediamo un po'. E voilà! È molto carina, però sembra un po' finta, andiamo a rimuovere la pellicola. Ah! Qui ci sono anche le bacchette. Allora, qui abbiamo pasta di rafano. Loro almeno ammettono che non è vero e proprio wasabi, un po' più giallognola rispetto a quello che siamo abituati a vedere di solito. Poi abbiamo zenzero, salsa di soia e poi andiamo a rimuovere l'altra pellicola. Sembra un unboxing. E voilà, ci siamo. Allora. Visivamente sì, posso confermare, sembra tutto molto finto, però magari il gusto ci può sorprendere. Allora vado a spacchettare anche le bacchette. Oh, le bacchette sono molto carine, non quelle che si staccano di solito, sembrano anche di, diciamo, pregevole fattura, se vogliamo proprio dire così. Allora, io direi che mi vado a servire direttamente di quello che c'è qua. Per oggi provo così. Ho qua il mio contenitore per la soia, vediamo di non fare danni. Io direi di partire, come faccio spesso, dagli osomaki, quello con mazzancolla tropicale. What? Ragazzi, mi ha spiazzato del tutto, non è male, l'alga è saporita, il riso non è stopposo, l'unica cosa è ancora un pochino freddo, però devo dire non male. Poi procedo con quelli col salmone. Oh ragazzi, sono buoni, non so cosa dire. Anche questi molto buoni, vado ad assaggiare quello con la carota. Il
più buono è stato quello con la mazzancolla tropicale. Poi direi di passare agli uramaki. Partiamo con i più semplici, quelli con salmone, cetriolo e sesamo sopra. Vado con l'altro. Ragazzi, davvero, non so cosa dire, mi ha stupito piacevolmente, ero pronto alle critiche peggiori che conoscessi, invece il cetriolo sembra quasi fresco, il salmone è saporito, secondo me anche la salsa di soia non è male, aiuta un pochino. Poi procedo con questi due, questi qua sicuramente non mi fregano perché c'è la panatura, è impossibile che rimanga croccante, proprio impossibile. Quindi mazzancolla tropicale fritta e sesamo sopra. Vado col secondo. Infatti questo, come previsto, non è buonissimo, risulta un po' tanto gommoso, però vi dico, ragazzi, forse meglio di quello della Lidl ed è surgelato, pazzesco. Vado a bere un goccino di coca. Poi ragazzi, visto che la vaschetta è molto piccola, ci sono soltanto 11 pezzi, per non far durare il video veramente 2 minuti, mi sacrifico e vado ad assaggiare lo zenzero. Che ormai, come tutti sanno, serve per rinfrescarsi, pulirsi la bocca tra una portata e l'altra. Cioè, pazzesco, anche lo zenzero è buono, non sa tanto di detersivo come quelli che si trovano in giro, gusto delicato, certo non sarà lo zenzero migliore del mondo, però, oh, niente male. Allora, io direi di provare il nigiri con la mazzancolla tropicale. Allora, la mazzancolla non è tanto saporita di per sé, però è davvero il riso. Io di solito quando provo gli altri sushi dietro le quinte soffro molto, perché a mandare giù i bocconi è molto dura. Invece questo, boh, mi ha stupito. Dai, allora dai, mettiamo un po' di wasabi anche agli altri due nigiri che rimangono, anche perché essendo più chiaro sono molto curioso. Lo metto tra il pesce e il riso come mi hanno consigliato i ragazzi nei commenti. Vado prima con quello col calamaro. Allora, premettiamo, il nigiri col calamaro l'ho scoperto soltanto settimana scorsa assaggiando il sushi della Coop e vi devo dire che non mi dispiace, non è niente male, e questo qui si difende confronto all'altro comunque di settimana scorsa, che doveva essere bello bello fresco. Direi ci siamo, non c'è tutta questa gran differenza. Ah, anche il wasabi molto buono, ne ho messo veramente tanto, non era troppo piccante, ci sta. Infine ora tocca questo nigiri col salmone, ma ci tenevo a dirvi che ormai siamo giunti quasi alla fine di questa serie del sushi del supermercato, in questo caso sushi surgelato. Sì, è vero, me ne mancano ancora un po', però volevo portarvi un po' di video in giro, anche perché mi diverto molto di più a farli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, quali piacciono di più a voi. Allora, è arrivato il momento quindi del nigiri col salmone. E anche lui, devo dire, molto buono e saporito. E niente ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi l'avete già provato, cosa ne pensate, o se proprio veramente non vi vorreste mai avvicinare ad una vaschetta surgelata. Probabilmente non lo ricomprerei mai, anche perché circa 8 euro per 11 pezzi di sushi mi sembra davvero eccessivo. Però da tenere nel congelatore per una voglia di sushi improvvisa, valutate voi. Siamo giunti davvero alla conclusione, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!